Qui è Tuccio di Around the Game, siamo alla Rocca Impalcabile terza edizione, le interviste a questi giochi più o meno nuovi, sicuramente con gli autori. Eccoci qua in presenza di Simone Cervo, che è l'autore di Kepler 3042. Kepler 3042. Quali sono i limiti di validità della legge di Kepler? Bisognerebbe chiederlo a Adrian, che è consulente scientifico per il gioco. Fantastico. Adrian, stiamo parlando di Adrian. Cioè, Adrian, quello che ho pensato anch'io. Adrian, fantastico. Fantastico, bene. Poi vi mettiamo comunque sia il link in descrizione sia di Adrian che del gioco. Preferisci i German, come vengono definiti, o qualsiasi altro tipo di genere fatto in natura? Sono un fanatico dei German. E quindi definiresti questo gioco German, sicuramente. Come ti è venuta l'idea del gioco sintetizzandola in 5 parole? L'idea del gioco sintetizzandola in 5 parole non ci riesco, penso veramente tante cose. Esagono sicuramente è una delle 5 parole. Perché 3042 e non 9210? Perché 3042 è l'anno di quando il gioco, 42 anche a riferimento a 2042, galattici. E 6, i punti di forza di questo gioco. I punti di forza sono la giocabilità, che sicuramente è elevata, una qualità diversa da un'altra, quasi densa da fatto il gioco, e il modo di gestione delle risorse in particolare. Voilà, quindi se veramente siete incuriositi come me, andate a capire che cosa vuol dire questa cosa nel dettaglio, perché io lo farò dopo l'intervista, a capire come funziona il gioco. E settima domanda, ma non meno importante ed è anche l'ultima di questa nostra piccola intervista: ti piace la fantascienza, giusto? Qual è il tuo film preferito di fantascienza? Il film preferito di fantascienza? Donnie Darko. Voilà! E con questa domanda chiudiamo anche con Kepler, è stato veramente un piacere. Grazie a voi. E alla prossima, Around the Game.